Dal 1 luglio potrebbero restare a casa con l'incubo della disoccupazione. È il destino segnato per i 234 lavoratori della Globe Network Call Center dell'Aquila, che ha la commessa per la Rete 3. La società H3G, che gestisce la compagnia telefonica, ha infatti ratificato la rescissione dei contratti per il 30 giugno 2016. Per questo, in accordo con i sindacati CGL, CISL, UIL e UGL, è stata organizzata questa mattina una protesta nei pressi della Miternum sulla strada statale 17, davanti alla caserma Pasquali, così da mostrare a tutti la paura e il dissenso per una decisione che potrebbe compromettere il futuro economico di tantissime famiglie. La location è anche strategica in virtù del passaggio in queste ore del Giro d'Italia. Qualche novità comunque si attende martedì prossimo a Roma, dove è in programma un vertice tra i sindacati nazionali e la società H3G. Al nostro microfono Piero Francazio della Wilm L'Aquila e un lavoratore. H3G ha deciso di lasciare questa azienda poiché hanno avuto dei problemi per quanto riguarda il piano di rientro del debito fiscale presentato o non presentato da Globe Network. H3G, da quello che sappiamo noi come segreterie nazionali, non vuole lasciare a piedi i lavoratori dell'Aquila e neanche l'Aquila. Però una cosa è certa, come organizzazioni sindacali presenti in questa azienda qui, non vogliamo assolutamente che venga perso un posto di lavoro. Dal 1 luglio siamo disoccupati, stiamo chiedendo aiuto allo Stato, alle autorità locali, a tutti quanti quelli che possono aiutarci, possono fare qualcosa per salvare 230 posti di lavoro.